Ritengo che questa sia una delle tante opere, forse la più importante dal punto di vista della cardioprotezione che mai sia avvenuta a Cagliari. Quindi il ringraziamento è d'obbligo al Rotary che mi ha contattato in tempi addietro. Io ho sposato subito la causa, anche perché ormai, come tutti ben sappiamo, l'infarto è una delle prime cause di morte. Ed è quella che più fulminea, quindi bisogna cercare di raggiungere le persone colpite in massimo 6 minuti. E l'idea è geniale: il coinvolgimento dei taxi permette in rete di poter arrivare nel minor tempo possibile a un caso che speriamo non ci sia mai, ma a un caso di infarto ci si arriva con la rete dei taxi. Quindi un ringraziamento dovuto al Rotary, perché l'ente locale, il comune ormai non può più agire per conto suo, ma ha bisogno di soggetti come il Rotary. Anche ieri abbiamo fatto col Rotaract una bellissima iniziativa, sempre di carattere sociale, e deve intervenire per forza con soggetti generosi come si è dimostrato il Rotary. Già la Croce Rossa ci aveva donato un defibrillatore che a breve dovremmo installare, ma 12 defibrillatori che andranno a girare per la città di Cagliari vuol dire dare garanzia ai cittadini di Cagliari, ma non solo, l'ha detto bene il presidente, ai turisti, a tutte le persone che giornalmente gravitano nella nostra città per motivi di lavoro, per motivi di salute, per altri motivi. Per cui il Comune di Cagliari, qua mi sento di potervi dare anche il saluto del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che mi ha pregato di ringraziarvi per questa grandissima iniziativa che stiamo portando avanti oggi. È entusiasta di questa iniziativa e voglio ringraziare anche la cooperativa Radio Taxi Quattro Mori, perché avere la loro disponibilità è fondamentale per poter portare avanti un'azione di questo tipo. Detto ciò, poi entrerà anche nei programmi dell'amministrazione potenziare sempre più questa attività, come ad esempio formando i cittadini tramite dei corsi gratuiti per volontari che possano essere pronti a intervenire, perché per usare il defibrillatore non è difficile, ma bisogna essere formati. Per cui questa potrebbe essere un'altra iniziativa di carattere volontario che potrebbe vedere coinvolta la cittadinanza. Sono veramente contento perché ben vengano queste manifestazioni che porteranno di sicuro dei benefici a tutta la cittadinanza. Quindi grazie ancora. Grazie Assessore. E in questa giornata che io definisco certamente non storica ma importante, ho l'onore di rappresentare il Rotary Club di Cagliari per una iniziativa che credo sia di grande interesse per la città di Cagliari, alla quale la rivolgiamo, ma l'abbiamo già fatto anche nei confronti di altri obiettivi, voglio dire, di altri soggetti, di altri luoghi. In questo caso, come negli altri casi, noi portiamo avanti il principio della cosiddetta città cardioprotetta. Naturalmente non possiamo essere da soli a fare questo, ma cerchiamo di dare un contributo e forse anche di lanciare un'idea, che è quella di un principio di sussidiarietà, come un attimo fa giustamente segnalava l'assessore, che si riferisce al fatto che nessuno si possa oggi sottrarre a ciò che in qualche modo è diventato visibile, cioè un rischio che tutti quanti corriamo di trovarci in una situazione di difficoltà, ma anche le possibilità che le tecnologie, ma anche proprio il rispetto, l'atteggiamento di disponibilità di tutte le parti possa sostenere, perché poi gli effetti che derivano dall'evoluzione della società, anche una progressiva, diciamo così, crescita dell'età media dei corpi sociali, però possono in qualche modo essere coperti da eventi che come questo vedano insieme appunto la tecnologia, la buona volontà, la disponibilità e anche, perché no, io direi un rispetto ed un amore nei confronti del prossimo. Quindi in questo momento questa iniziativa si celebra, come facilmente percettibile, attraverso la messa a disposizione di un soggetto che ha
accettato e quindi a sua volta si è messo a disposizione, cioè la cooperativa dei tassisti, di un numero abbastanza alto, non altissimo ma direi significativo, di 12 defibrillatori in grado di far sì che questi 12 tassisti e quindi i 12 tassisti che li interpretano diventino taxi del cuore. E tassisti del cuore però al tempo stesso, e quindi di questo vi ringrazio già da subito, da questo momento, perché diventano effettivamente gli ambasciatori di una buona volontà che noi riteniamo essere importante. Questo è il Rotary che è un soggetto ben noto, io spero ormai, che sviluppa azioni di servizio. Questa per noi è un'azione di servizio materiale e immateriale contemporaneamente, perché pensiamo che il messaggio che stiamo tentando di trasmettere in questa iniziativa sia un messaggio forte anche dal punto di vista reale e contribuisca a rendere più importante, più solidale, più forte, a cementare il rapporto fra le persone, le istituzioni e anche tutti gli operatori che dentro di questa società si muovono.